Allora, questo video è un video sulle figure statuarie distese, quali mi vengono a mente, forse non ricordo, forse non vorrei neppure fare un video. Ho provato a farlo e non partiva, ora sembra invece che senza una vera motivazione questa registrazione abbia preso avvio. Avvio. Avevamo parlato dell'abecedaire di Deleuze o di Derrida, non ricordo quale dei due, Deleuze, forse Deleuze, non Derrida, che aveva riflettuto, espresso, raccontato per ogni lettera dell'alfabeto varie sue homme, nature e culture. Cosa potrei dire io rispetto a cultura? Per la sci opterei per cultura o per un'altra parola? Opterei per cura. Io non amo la parola cura perché mi fa venire in mente immediatamente, essendo io assolutamente un sottoproletario che ha fatto qualche passo per testimoniare e acquisire una diversa struttura sottoproletaria, mi evoca immediatamente il dottore, che per me è per l'appunto il medico. Curare equivale stare in una relazione terapeutica con qualcuno, quindi I care non mi è mai veramente piaciuto, perché vuol dire io curo, ma no, io curo, non mi trova, io sono curato, anche curato, sa di essere in qualche modo sacerdotale. Arriva il curato che, essendo stato colui che va a benedire curato o male, lo porta via dall'ospedale, e perché la cura è stata inefficace, e gli dà l'estrema unzione. Ecco, il termine cura, curare, curare pure è un veleno che paralizza, lo si utilizza nell'occasione del tetano, perché sembra in qualche modo ostacolare quei movimenti tetanici, no? E quindi lo si utilizza per quello. Il curaro ha un oppure invece il curaro ha effetti analoghi a quelli del tetano, non ricordo. Sicuramente è una sostanza che viene utilizzata in anestesia, alla quale si può essere allergici. Di cosa voglio parlare? Di un pugno, di un cazzotto nello stomaco. Che orrore, un pugno nello stomaco, forse un pugno nello stomaco che sicuramente è riprovevole, è da riprovare anche come pratica. Talvolta mi sembra una modalità meno feroce, meno offensiva dell'inserire con forza, ferocemente, in un percorso di indagine psichiatrica, neuropsichiatrica, votata alla certificazione, al collocamento di un soggetto in un percorso di indagine, e quell'indagine lo sospende dal sentirsi e dall'essere normale. Non è facile per nessuno essere indagato, analizzato e conservare l'autostima. Quale, diciamo, migliore possibilità di risolvere la questione, anche una specie di non ben gestita relazione con chi dovremmo e dovrebbe in qualche modo attendere alla nostra educazione, punto migliore, forse, no? Sbarazzarsi di lui dicendo: ma che orribile persona, mi ha dato un pugno, piuttosto che iniziare questo processo di
d'indagine, votato, mirato alla fine dell'autostima, sono così pronto a prendermi un pugno io pure nello stomaco, quanti ne ho presi, quanti continuamente ne prendo e ne pretendo forse, forse io sono votato, portato a prendere pugni nello stomaco, questa mi sembra una mia vocazione, certo meglio prenderli che darli, ma fra prendere un pugno nello stomaco e essere considerato malato da curare, comunque non malato, ma comunque da essere preso in cura, in carico, preferisco sicuramente un pugno nello stomaco, oppure un colpo di spugna a entrambe le pratiche, tutte e due, ma delle due sicuramente, siccome la seconda, quella del far inserire in percorsi di indagine e del far prendere in carico, molto più ci si avvale, forse questa più dell'altra è da agire come se sopra le si dovesse dare un colpo di spugna, anche a me un colpo di spugna, un colpo di spugna alla mia volontà di stare continuamente in video ripresa. Vorrei essere per voi un pugno nello stomaco, ma c'era la canzone di Celentano, una carezza in un pugno. Mamma Celentano, che noia, che difficoltà ascoltarlo, quel ragazzo di non so quale via, sicuramente non avrebbe mai preferito essere inserito in un percorso d'indagine mirato a individuare delle sue carenze, perché lo si rendesse poi oggetto di inclusione. Oh, la cura, mi disdice la cura, piuttosto io amo l'attenzione, stare in una relazione per cui l'altro è in qualche modo da noi atteso, io attendo all'altro e attendo affinché possa fuoriuscire, exducere dal contesto in cui si muove. Sì, solo attendendo si ottiene e si possono realizzare pratiche educanti di fuoriuscita dal contesto. Sicuramente ha poco senso avviare percorsi mirati alla presa in carico e alla definizione, no, di chiunque in questo percorso sia inserito come di disfunzionale, in quanto disfunzionale, meritorio, meritevole di un altro trattamento, ma non dovrebbe ognuno essere trattato per quelli che sono i suoi immediatamente visibili, rintracciabili talenti, qualunque essi siano. Qualunque talenti si possano fare a lui imputabili o piuttosto oggetto d'apprezzamento, come sono talentuoso, la vita dovrebbe essere un talent show. Questo, un talent show, mi sembrerebbe attendibile, dove ognuno potesse mettere insieme, quale giocoliere di sé le proprie capacità. Così ognuno fa quel che può, quel che non può non fa, diceva un maestro, considerato adesso un gigante ai tempi disdetto, io pure con lui confesso che ognuno faccia quel che sa fare, faccia a se stesso e lasci fare ad altri quel che altri sanno fare, senza voler limitare, senza sollecitare nessuna modalità volontaria, istigatoria di imitazione, almeno alla norma. Oh, come detesto sentirmi normodotato. E piuttosto mi adoro quale normonotabile.